Gli alunni, gli studenti, per crescere non uno di meno, devono trovare un ambiente solidale, una comunità solidale, ma di una solidarietà che è solidarietà di idee, di azioni, di sinergia e di attenzione alle culture altre e agli altri. È un po' come un omnicomprensivo la scuola, deve dialogare con tanti popoli, con tanti interessi, con tante aspettative. E il lavoro principale è quello della mediazione, dell'ascolto. Crediamo molto che sia importante l'ascolto e il ruolo, il coinvolgimento di tutti gli attori della scuola stessa. Siamo stati chiamati, diciamo, rispetto al passato a partecipare attivamente e questa cosa per noi è stato un grande dono. Riteniamo che la scuola di oggi, chiusa in se stessa, non possa soddisfare quelle che sono le esigenze formative della generazione che stiamo educando. Stiamo mettendo in atto, a partire da ambienti di apprendimento valorizzanti per gli insegnanti e per gli studenti, un TOF di comunità e abbiamo rivalutato i corridoi, gli unici ambienti che avevamo, lì i bambini hanno piantato alberi, suonano, abbiamo creato l'aula natura e tutta una serie di orti e giardini per avere la possibilità di stare all'aperto. Abbiamo promosso la scuola diffusa nel territorio, la scuola al borgo, abbiamo firmato un patto di sviluppo per l'area Vestina che ha come obiettivo la costruzione di una comunità solidale e sostenibile. Bisogna pensare positivo, ma bisogna trovare le risorse per affrontare eventualmente ancora questa emergenza e quindi con l'aiuto della scuola, della famiglia, il sostegno reciproco, io sono sicura che ce la faremo come ce l'abbiamo fatta in passato.